qua quando ti fanno, a me proprio l'altro giorno, diciamo, esce fuori, no, le volte, lei è la voce di Gianni Farani, ma dai, veramente, sì, sono io, davvero, ah, me la fai? Questa, la voce di Gianni Farani, so, questa, sono io, te la faccio, ecco. Ciao, sono Riccardo Rossi, sono la voce di Adam Sandler in tantissimi film, in questo caso doppio Nick Spitz in Murder Mystery 1 e 2. Ciao, io sono Eleonora De Angelis, la voce italiana di Jennifer Aniston. E in Murder Mystery e in Murder Mystery 2 sono Audrey Spitz. La mia prima esperienza di doppiaggio è stata tantissimi anni fa, Eleonora, tu lo sai, no? Accompagnavo mia sorella che doppiava Pippi Calzelunghe, quindi frequentavo le sale di doppiaggio. A un certo punto nel 1970, alla Fonoroma, che era uno stabilimento antichissimo di Roma, e facevano i provini per gli Aristogatti. Mia sorella mi diceva, dai, vai a fare il provino. No, non voglio, non voglio. Lei mi diceva, io non sapevo leggere, mi diceva le battute all'orecchio, ho fatto questo provino, l'ho vinto. E lì è iniziata la mia carriera di doppiatore. Io, strano, intanto ho cominciato facendo i maschietti, perché all'epoca sì, le ragazze doppiavano i bambini. E avevo 14 anni, papà non voleva assolutamente fare doppiaggio a me e a mio fratello. E invece mio fratello dopo il liceo ha cominciato e ho cominciato anch'io. E la prima esperienza forse più importante è stato i Goonies. Ah, è vero, i Goonies. Però devi dire che tuo nonno è mio stato un grandissimo. Nonno e tuo papà era la voce di Cary Grant. Jim Stewart, Dean Martin, e diciamo che insieme ad altri attori sono stati i primi doppiatori che venivano tutti dal teatro. E poi papà anche ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, poi doppiaggio. E niente, i Goonies, diciamo, il provino fu scelto all'estero, in America, perché ogni tanto, certo, quando il nostro, certo, lavoro la gente non lo sa, ma ci scelgono addirittura a volte i registi stessi, no? E questa è stata la prima esperienza importante e noi ci siamo conosciuti allora. Al doppiaggio, sì. Adam Sandler però è sempre il primo, è Big Daddy, il primo fatto è Big Daddy. Me lo ricordo benissimo. Ricordo, sì, che tornammo insieme dalla Sardegna per venire a doppiare Big Daddy, abbiamo preso l'aereo insieme. È vero, io ero in Sardegna. Esatto, in vacanza. E non sono tornata. No. Jennifer, ho cominciato con i Friends, ovviamente. Ho cominciato con... Beh, credo pure lei, grande successo ce l'ha avuto con i Friends. Beh, sì. Prima sì. Non era, sì, Jennifer Aniston. Sì, questa serie americana si doppiava tutti insieme all'epoca. Eravamo in 6 al leggio. E per la TV svizzera, pensa tu, era un prodotto per la TV svizzera. Però noi abbiamo capito subito, non il successo, perché quello non lo... è un po' una scommessa, no? È difficile quando noi doppiamo... Dimmi se ho ragione. Certo, quando, certo, doppiamo un film... Però ti rendi conto se un film è bello o no. Però capisci se, ti piace se, o no, se sono bravi, eccetera. E loro erano 6 attori straordinari e di una bravura pazzesca, scritto benissimo. Lei ha 2 anni meno di me. E quindi coetanea, e quindi le battute erano proprio battute della di vita quotidiana. In teoria, cioè, uno dovrebbe essere... Di solito, una volta, i vecchi maestri dicevano che questo lavoro è un po' come fare l'atleta. Devi andare a dormire presto, perché sennò la mattina dopo non parli, devi, insomma, mangiare bene, però che è la verità. Però è quindi ancora È ancora vero. Prepararsi per una sessione di doppiaggio significa questo, arrivare preparati, insomma, puoi arrivare sgangherato, sennò poi non parli al leggio. Comunque può capitare la sessione di doppiaggio, che vuol dire la mattina capita, ti alzi, fai colazione, magari arrivi al leggio e devi fare uno che deve muore urlando. Quindi tu alle 9 di mattina non lo sai da casa. E non sai prima quello che devi fare. Oppure, che ne so, devi fare una scena di sesso. Non è mai la stessa cosa. E diciamo, infatti, è la cosa più divertente, secondo me, del nostro lavoro. Una cosa che non sembra, possiamo dire che è un lavoro un po' faticoso fisicamente. Beh, sì. Perché stare tutti in piedi a leggere tutto il giorno è tosta. No, sì. E poi... Con la tensione. Con la tensione, con l'emozione, con l'articolazione. Però è bellissimo. Io lo trovo un lavoro divertentissimo e appagante sotto tutti i punti di vista. Cioè, sia emotivo che artistico.
molte volte è non dico antipatico, ma è strano, perché magari incontri, oh, tu fai il traduttore, fai, fammi una voce, e tu dici, ma quale voce? Non lo so, io non faccio la mia voce, non è che, ma dai, fammi una voce. Oppure, che ne so, essere associati alla voce, lo raccontavo prima, la cosa che mi capita più spesso è in taxi, perché in taxi parlo, no? Allora faccio, vabbè, guardi, allora giri lì a destra, poi mi lasci nella piazza, così. E non guardandoti in faccia, certo, loro associano la voce, capito? Quindi molte volte mi sono sentito, scusi, ma io ieri ho visto un film con Ben Affleck, ma lei fa il doppiatore, ma le posso fare una domanda? Ma lei fa il doppiatore? Ti capita molto spesso. A me al supermercato. Certo. Perché sempre, no, la cassiera comunque è indaffarata così, e più di una volta al supermercato mi hanno proprio detto, ma lei è? È la voce di Rachel. E certo. Fatto, sì, sono la voce di Rachel. A volte è pure scomodo, io doppio degli attori a volte fighissimi, capito? Magari il mismatch è troppo grosso, capito? Ma gli è successo? Una cosa curiosa che mi è successa recentemente è che una coppia di amici, che tra l'altro tu conosci, si sono sposati e lui è proprio malato per i Goonies, mm-hmm, proprio fissato, eccetera eccetera, e lei mi ha chiesto come sorpresa di fargli il monologo dei Goonies. Io ho detto, scusa, ma io ho fatto 30 anni, 50 fa, anni, cioè come faccio, okay, a fare, no ti prego, me lo devi fare così. Gli ho fatto, guarda, allora te lo faccio in una versione con la mia voce normale, e poi te lo faccio in una versione che cerco di imitare la voce di Mickey, che era Sean Austin. A me a Milano adesso, ma lei è la voce di Adam Sandler, mi fa un pezzo di Weekend da bamboccioni, non me lo ricordo, e lui se lo ricordava a memoria, allora ho detto alla moglie le frasi di Weekend da bamboccioni. Io devo nominare un film dove mi sono ammazzato dalle risate, lì mi sono affezionato a lui, perché ho detto, il film Zohan, il grande agente segreto, lì proprio, a parte perché sono diventato un idolo per gli amici di mio figlio, capito? Quindi mi chiedevano sempre, ci fai il grande Zohan, la sprizzolona, piuttosto che appicciala, tante cose così, hummus. Io a Jennifer mi sono affezionata da subito, perché i Friends, come fai a non affezionarti a Rachel? Però mi sono affezionata molto anche a Alla fine arriva Polly. Oddio. Perché fa morire dalle risate, e perché, io non dico che sono come Polly, però tu lo puoi confermare. Sei un po'... Sono un po' disordinata, un po' ritardataria, un po' hippie, come vogliamo dire. E quindi mi ci sono rivista parecchio. E poi ci sono scene in cui, a me è successo con lei due volte, in cui ti senti che dici cose che vere, che condividi. Cioè, a me è successo in due film, tra l'altro in due commedie, quindi è strano. E però uno è La verità, che la non verità gli piace abbastanza, che abbiamo fatto insieme. Io doppiavo Ben Affleck. C'è una scena bellissima tra loro due. Lei si lamenta un po' perché lui non lo vuole sposare, ma perché non crede nel matrimonio. E invece poi lei alla fine dice, ma io ho capito che tu sei meglio di tutti i mariti delle mie amiche che conosco, ti giuro, mi vengono i brividi. Io non me lo ricordo, io non me lo mi vengono ricordo, i brividi pure adesso. E quindi che mi importa che mi sposi o no? Cioè, io ho capito che quello che conta è come è una persona. Di difficile c'è che se non sei formato, se non sei preparato, se non sei idoneo per fare quella cosa, è difficile andargli dietro. A parte che noi abbiamo confidenza con questi due attori, che conosciamo un po' tutti i segreti, il loro modo di muoversi, di recitare, quindi ci viene abbastanza naturale andargli dietro. Quindi di difficile c'è andare dietro a loro, a quello che hanno fatto, che è quello poi che è la sintesi stessa del doppiaggio, cercare la conformità. E poi caratterialmente noi siamo, oltre ad esserci sintonia tra noi, che secondo certo, me è importante, conta. E siamo anche, siamo anche così, insomma, ci divertiamo, ecco, certo. Essere una persona che sa divertirsi, indubbiamente, secondo me, questo aiuta. Murder Mystery 1 e 2, io mi sono divertita da morire. Certo. Io non l'ho mai incontrato, l'ho sfiorato quando stavo a Roma, che c'era il film Punch Drunk Love di Paul Thomas Anderson, con una
un supervisor famosissimo che era Jeff Davidson, che è amico suo e lo conosce bene, mi ha detto: guarda, lui è Adam a Roma e ti fai complimenti perché il doppiatore italiano. Ho detto: bello, ma allora me lo fai conoscere? Dice: no, lui non vuole conoscere nessuno. Se lo conoscessi, gli direi grazie Adam, grazie a te, ho fatto un sacco di film e ho doppiato un sacco di film, mi sono divertito come un pazzo e sono stato benissimo, e tu sei bravo, gli farei complimenti, sei proprio bravo, guarda. Lo stesso con Jennifer Aniston, purtroppo non l'ho mai conosciuta, mi piacerebbe tanto, lo dico sempre, dico chissà, promuovo un film qua, certo. Non lo so, non l'ho mai conosciuta, ovviamente direi le stesse cose che direbbe lui a Adam Sandler: grazie, brava, bravissima, sei fighissima, ti porto a casa. Gli direi anche: Brad Pitt è stato un cretino. Sì, sì. Comunque io non vedo l'ora di vederlo finito, doppiato, e divertirmi a vedere Murder Mystery 2. Allora, ovviamente solo su Netflix. Comunque Riccardo, io non vedo l'ora di vedere Murder Mystery 2. Dove? Solo su Netflix? Beh certo. Jennifer. Adam.